giocheremo a Uncharted. Non ci ho mai giocato, vedete? Devo ancora scegliere il linguaggio del gioco. Dai, scegliere. Vediamo qua. Credo che sia il secondo o il primo di Uncharted. No, partita. Ecco ragazzi, qua facendo di sì qua. Allora, mi trovo al largo della costa di Panama. Qui abbiamo recuperato quella che riteniamo essere la bara del leggendario esploratore Sir Francis Drake, sepolto in mare più di 400 anni fa. Sei sicuro di voler profanare i resti del tuo antenato in quel modo? Detta così è una cosa riprovevole. Inoltre, pensavo che non mi credessi. Beh, io ho svolto ricerche e a quanto pare Francis Drake non ebbe figli. Beh, la storia può sbagliare, sai. Per esempio, non si può profanare una bara vuota. Ma che diavolo! È furfante. Che cos'è? Forza, tiralo su. No, niente da fare. L'accordo era per una bara, punto. Un momento, se il mio show non avesse finanziato la spedizione. E la tua storia l'hai avuta, signora. Signor Drake, hai firmato un contratto. Ho il diritto di vedere ogni cosa. Possiamo parlarne dopo? Sally, guai in vista, sbrigati. Ok, che succede? Cos'è che ho visto? Pirati. Pirati? Già, pirati. Di tipo moderno. Pistola. Non fanno prigionieri. Dai, si inizia a sparare. Almeno non maschi. Aspetta, che intendi dire? Eccolo qua, dai. Non dovremmo avvisare le autorità o altro? Sarebbe un'ottima idea, ma non abbiamo esattamente il permesso di stare qui. Cosa? E se non vuoi finire in una galera panamense, meglio sistemare la cosa da soli. Cos'è peggiore? È ovvio che non sei mai stato in una galera panamense. Sai usare questa? Sì, è come una videocamera. Basta puntare e sparare, no? Bravissima. Ci siamo. Come diavolo ci hanno trovato qui? Questi tipi mi seguono da settimane, credevo di averli seminati. Cos'hai fatto per farli arrabbiare? È una lunga storia. Com'è? Non piaci molto a questi tipi, vero? Meno chiacchiere, più piombo. Delle zombie. Resta, Sally. Un altro morto, vai. Ragazzi, che sono fatti? No, è impossibile. Vai, non lo so. Vai. Ok. Altri. La pagherete cara. Dov'era il mio amico? Se ne scappava. Adesso la pagherete. Morto. Vai, perfetto. Vai, andiamo. Perfetto. Vai. Dannazione. Forza, Sally, dove sei?
Inseguitelo! Lo vedo! Avete incontrato un uomo sbagliato! Non ha possibilità! Minchia, un attimo di telecomando. Maledizione! Oddio! Arrivano altri. Oddio, Drake! Quello ha una specie di lanciarazzi! No, questo non va bene. Ecco la cavalleria! Oh, grazie a Dio! Da. Dannazione! La barca sta per esplodere! Saltiamo giù! Chi? Aspetta! Che stai facendo? Ok! Ok! Aspetta! Eccomi! Non ti si può lasciare solo nemmeno un minuto, eh? Avevo tutto sotto controllo fino a quando hanno fatto esplodere la barca. Tutto bene? Qualche anno di terapia mi aggiusterà. Come dico, donne. Questa è proprio la bella e talentuosa Elena Fish. Adulazioni da uomo rispettato. Mi stai cominciando a piacere, mi piace, ragazzi. Io sono più un tipo da dietro. Come dicevi, mi piace questo. Oh, per amor del cielo. Non lo so. Che ne dite di levarci di torno prima di attirare altra attenzione? Dai, io non si levo. Allora? Un regalino da parte di Sir Francis. E così hai trovato la bara. Aspetta, è quello che credo che sia. Il diario di Drake è andato perduto. Aveva simulato la propria morte, proprio come supponevo. Doveva essere incappato in qualcosa di grosso. Già, bene, ma lasciamo che resti tra me. Grazie del prestito, Mr. Drake. Mi sono guadagnata un'occhiata a quel diario quando arriviamo. Mi piace. La spagnola di sorpresa assalì le navi, rubò tutte le carte nautiche, le lettere, i giornali di bordo e registrò tutto in questo diario. Dunque questo... Ma al suo ritorno in Inghilterra, la regina Elisabetta confiscò tutte le sue carte e i suoi giornali di bordo, compreso questo, e costrinse l'equipaggio al silenzio. Quindi... Drake aveva scoperto qualcosa durante quel viaggio, Sally. Qualcosa di così segreto e prezioso che non si poteva rischiare di rivelare in giro. Bene, Nate, facciamo finta che non me ne importi niente di questa storia, perciò vai dritto al bersaglio. Ecco qui un uomo che non perde tempo. Chissà che è successo con le donne. Mai ricevuto lamentele. Va bene. Allora andrò subito al punto, solo perché sei tu. È il maledetto dorato. Qualcosa di molto grosso, appunto. Dice qualcos'altro? Ah, ora ti interessa, eh? Sì. No, sfortunatamente no. L'ultima pagina è stata strappata. Ma ti dico una cosa, Sally. È questo. È davvero questo. Già. Abbiamo solo un problemuccio. Sì, è quello che ho detto. È saltata in aria. Affondata. No, è per questo che siamo assicurati, no? Sta zitto, pronto. Ah. Oh no, la videocamera no. È tutto a posto. Non devi preoccuparti. No. È ancora gadget. Voglio dire, ti rendi conto che potrebbe essere davvero la storia dell'anno? Ciao. No, non mi fido di loro, capisci? È per questo che dobbiamo darci una mossa. Tu mandami la truppa e ti prometto che... Che razza di bastardi. Ehi! Che scema, avrei dovuto immaginarlo. Mi piace. Ah, mo dovevo restare. La ricerca del dorato. Oh, aspetta. Calma, ragazzo. Non sono più un giovanotto. Non eri troppo vecchio per quella barista a Lima, eh? Beh, era diverso. Devo ammettere, però, che fu faticoso lo stesso. Resisti, vecchio mio. Siamo quasi arrivati. Sai, questo mi ricorda...
Ti ho mai raccontato quando ho appioppato una statua fasulla del XVI secolo a Pablo Escobar? Mossa rischiosa. Ma quando se n'è accorto ero già... Nate, ma mi stai ascoltando? No. Pendo dalle tue labbra. Ah, perché sprecare fiato? Zio, andiamo. Beh, andiamo. Dove devo andare? Non ci manco una mappa o qualcosa. Ok. Qua non mi fa aiutare. Ok. Drake, si è venuto fin qui? Siamo parecchio lontani dall'Inghilterra. Minchia, zio. Certo. Siamo un colpo di distanza, zio, per farti sentire. Sto, andiamo qui, vediamo qua se riusciamo a scavalcare. No. Andiamo qui. Ah, ecco. Finalmente, ragazzi. Siamo arrivati. Allora? Non capisco. Secondo questo siamo sul punto esatto. Magari non hai letto bene. Fammi vedere. No, è questo il posto. Ci voglio vedere. Qui non c'è niente, Nate. Un altro dannato vicolo cieco. Calma, Sally. Rilassati. Diamo un'occhiata in giro. Vediamo. Ragazzi, è come trovare una suora in un bordello. Ma dove andai qui sopra? Vai, vai qui sopra lì. Qui posso andare lì. Qui, qui. Ok, qua possiamo. Ok, grazie. Ok. Ok, qua. Bello. È proprio così che me lo immaginavo. Okay. Cosa pensi che sia? Inca? No, è ancora più vecchio. Direi di 2000 anni. Perché non sparavo? Ti ho sparato, portalo via. Non ho capito cosa devo fare qua. Non ho capito cosa devo fare. Ma forse di qua. Forse di qua, eh? Probabilmente sì. Oh, vediamo qua possiamo andare. Non possiamo andare. Vediamo. Oh. Vai, non possiamo andare. Qui. Ok, dai, ce l'abbiamo fatta. Trovato lì? Niente? Ancora nulla. No. Non ho più niente di lui. Stai attento là sopra. Okay. Ehi, c'è qualcosa di strano nel suolo qui sotto. È vuoto. Dobbiamo trovare un modo per attraversare. Ok. Ah, vieni, salli, vieni, salli. Ho capito. Ora qua, ovviamente qua. Qua forse non eravamo arrivati. Ma qua c'è un vicolo cieco, sì. Ok, ok. Non annoiatevi, eh. Perché sto cercando di fare tutto il possibile per non farvi annoiare. Che culo. Posso capire dove devo andare. Ho capito, capito, capito. Allora, o di lì, o di lì. Dove più di lì. Però devo capire come arrivarci. Mi arriviamo facilmente, però non c'è un modo per arrivarci.
Caro cadere. Raga, non capisco. Vabbè ragazzi, per questo video è tutto. Condividete il video, lasciate like, iscrivetevi al canale e ci vediamo a un prossimo video di Uncharted. Ragazzi, ricordatevi che per forza arrivare e superare questo livello. Ci vediamo al prossimo video. Lasciate like, iscrivetevi al canale e condividete. Ciao ragazzi.